Bella a tutti ragazzi, sono Mirko, bentornati su Ghibli Channel e su Tarmoil. Allora ragazzi, proseguiamo la nostra avventura anche qua su questo nuovo DLC di Tarmoil. Siamo in vantaggio con il 36% delle azioni del municipio, quindi per diventare sindaco, che è poi lo scopo finale del gioco, e in più abbiamo anche 123.599 dollari, quindi insomma siamo assolutamente in testa anche con i soldi. Come al solito ragazzi, io farei prima una bell'asta dei terreni. Non è che sia rimasto molto a livello di terreni, io proverei ad andare qua sinceramente. Bravo Riccardo, no, non avete capito, bravo proprio. Ok, perfetto, perfetto, e questo me lo sono aggiudicato, perché effettivamente quello un po' più vicino al 57, gli altri, boh, Riccardo è andato qua, tenta la sorte in questa zona qua, che non ha vicino altri terreni già scavati, quindi vediamo. Loro ovviamente vanno e comprano a nastro potenziamenti su potenziamenti. Io volevo prendere, che mi avete anche consigliato, ed effettivamente ormai è l'ora assolutamente di prenderlo, il potenziamento, quello dei tubi, cioè la larghezza di 3, quindi possiamo ingrandire 3 volte i tubi, che sicuramente ci permette di tirare sul petrolio molto ma molto più velocemente. Non prenderei altro sinceramente, direi che siamo a posto così e possiamo andare, ah no scusami, le azioni del sindaco, che scemo, volevo andare già a scavare invece, e invece no. Allora no, scusa un attimo, cosa hanno loro massimo? Hanno massimo 17.000, quindi io offro 17.000 e dovrei averle senza problemi, quindi 8% sempre, facciamo 17.000 e andiamo a confermare. Siamo per forza quelli che daranno di più. Riccardo ha dato 10 perché si tiene comunque almeno 7.000, potevo anche star tranquillo con 15.000, però soldi ne abbiamo veramente tanti. Chi se ne frega, preferisco mantenere belle distanze rispetto agli altri. Ormai siamo al 4%. Teoricamente nel gioco base, se arrivavi al 51% delle azioni avevi vinto. Qua siamo al 44%, non so se è così anche qua. Se è così siamo vicini ragazzi alla vittoria, quindi speriamo. Speriamo, anche perché la mappa ormai ha pochissimi terreni, penso un paio di volte di scavo e basta. Quindi effettivamente non lo so se poi è finito il gioco, se la mappa si ingrandisce, ci sono altri terreni a disposizione, non lo so. Però se nel caso, sono contento comunque ci siamo spippolati questo bel DLC di Tarmoil, che insomma è una serie a cui sono particolarmente legato, perché insomma è stata una serie molto importante sul mio canale, quindi ci tengo particolarmente a questo titolo, poi mi è sempre piaciuto un sacco, devo dire. Allora, abbiamo trovato una pozza relativamente piccola, quindi mettiamo giusto i due cavalli a vendere, ne mettiamo anche un terzo, e qua ne abbiamo un'altra di pozza. Ok, io metterei la trivella qua attaccata, così risparmiamo un po' di spazio qua. Qua forse 3 silos interi mi ci stanno. Qua l'abbiamo beccata subito, perfetto. Quindi vai giù di rabdomante. Questa è decisamente più grande, Questa è decisamente più grande. Mettiamoli tutti quanti a vendere. Per adesso, vabbè, posso mettere magari questa che tira su un po' il petrolio più velocemente. Poi l'altra aspettiamo, perché siamo ancora con pochi cavalli, quindi non voglio rischiare fuoriuscite già da subito, che direi non è assolutamente il caso. Ok, lì il nostro rabdomante, mettiamone 5 di cavalli, va, che non è che mi fido più di tanto. Ok, allora lui ha trovato qua, perfetto, visto che questa è molto piccola, io ci andrei direttamente con una diramazione da qua, che quando finisci di tirare su questa inizia con quell'altra. Quindi andiamo giù pian pianino, vai giù di rabdomante intanto. Ah, qua c'è la roccia che non possiamo scavare, però va bene, nel caso posso farla saltare perché ho ancora 7 candelotti di dinamite, ma vediamo, se non serve risparmio un candelotto. Vabbè, ma è una roba microscopica questa, una roba microscopica, ma spero che non sia qua tutto il petrolio, spero, perché ce n'è veramente veramente poco ragazzi. Ma veramente poco, mettiamone 7 a vendere per adesso che il prezzo è buono. Ah no, ma non è questa che hai trovato tu, è un'altra? Ah no, è un'altra ancora. E dove cacchio sta? Non ne ho idea. Dov'è che... aspetta, metti un altro rabdomante intanto, va. Metti un altro rabdomante e inizia magari a mettere un primo silos. Ok, che così se troviamo altro siamo a posto. Però non è questa, perché non scompare lui. Quindi ce n'è un'altra qua sotto, deduco. Sarà qua, ma... ah, eccola qua. Ok, era qua, sì. Vabbè, prendiamo tutto con questa, tanto non è un grandissimo problema. Beh, quella è già più grande, quindi iniziamo ad allargare tutti i tubi fino a qua. Almeno impieghiamo meno tempo a tirarla su, dai. Va bene, va bene. Questa è un
po' più grandicella, però beh, spero che non sia tutto qua, se no facciamo una miseria di petrolio a sto giro. Speriamo di no, ragazzi. Speriamo di no. Iniziamo ad andare giù un paio di talpine anche, tanto per vedere se c'è anche dell'acqua in giro. Magari ci organizziamo anche per una eventuale trasformazione in benzina. Però vediamo. Questo non sta trovando niente, ragazzi. Questo sta trovando una mazza. Mi sa che ci è andata di una sfiga nera, ma di quelle brutte brutte. Allora, qua sì, c'è un po' d'acqua che potrei prendere anche con questa trivella qua, nel caso. Smetti un attimo di vendere, perché il prezzo, visto che magari abbiamo anche poco petrolio, direi di evitare, insomma, la vendita. Posso anche mettere un altro container qua e questo trasformarlo poi per la benzina. Qua c'è dell'altra acqua, va bene. C'è una marea di roccia. Ma è possibile che davvero non ha trovato ancora niente? Vendiamo con due cavalli intanto, va? Qua ci va di sfiga, ragazzi. Ma ci va di una sfiga, ma nera nera. Qua c'è un sacco di acqua. Quindi a sto punto io la zona, diciamo, per l'acqua me la faccio qua. La fabbrica. Allora, aspetta, facciamo così. Metti qua la fabbrica. Trasformamela subito in raffineria. E a sto punto facciamo questa cosa qua. Facciamo due snodi. Così questo lo chiudiamo e qua ci andiamo a prendere l'acqua e questo lo colleghiamo insieme, ok? Così iniziamo subito a far benzina, ragazzi, perché sennò qua la vedo dura. Non sta trovando niente, non sta trovando veramente nulla. Facciamo una miseria qua, ragazzi, di petrolio. Se n'è andato. Ragazzi, se n'è andato, questo è l'unico petrolio che ho. È vero che questa è abbastanza grandicella, va bene. Però, insomma, mica tanto. Aumentiamo a 3 i tubi allora a sto punto, visto che è l'unica che abbiamo. Cerchiamo almeno di pigliare tutto. Cerchiamo almeno di pigliare tutto. Ok, qua sta andando, quindi avviamo la raffinazione. Iniziamo a mettere due cavalli a vendere, però sta scendendo tantissimo. Vabbè, inizia a vendere magari con due, dai. Inizia a vendere magari con due. Ok, ok, mettiamo altri cavalli. Occhio, occhio, cacchio, qua 3 i tubi... Cioè, vanno subito via, qua è un bel casino. Qua è un bel casino, ragazzi. Perché il problema più che altro è che con i tubi a 3 tira sul petrolio una velocità mostruosa, ma veramente una velocità mostruosa. Quanto sta? Qua la benzina sta salendo, quindi con 3 cavalli vendiamo la benzina di qua. Ok, intanto tiriamo su prima questa, perché sennò, ragazzi, tanto non c'è altro petrolio. Io ne butto giù un altro per sicurezza, ma... Se non l'ha trovata fino adesso, se non l'ha trovato fino adesso, la vedo dura, la vedo estremamente dura. Allora, mettiamo giù altri cavalli, arriviamo a 15, così magari riapriamo anche queste. Gli facciamo anche l'upgrade alla parte dietro, decisamente più larga. Vabbè, allora, quantomeno chiuderemo prima a sto punto, perché penso che... vabbè, mettiamo un altro silos per sicurezza. Mi sa che chiuderemo prima, perché è finito sto petrolio, ragazzi, non c'abbiamo più un cacchio di niente. Quindi, non lo so. Non lo so, ragazzi, veramente scarso come petrolio. Speravo di beccare qualcosa in più, ma niente. Vediamo anche il petrolio di qua con 3, vai. Sì, con 3 continuiamo a vendere petrolio e di là vendiamo benzina, così almeno siamo a posto, almeno cerchiamo di fare più soldi possibili, perché l'unica cosa che posso fare, ragazzi, è quella. Non è che posso fare altro. È vero anche che ho 3 silos pieni, quindi non è male, non è assolutamente male. Per quanto ci siano poche pozze, queste due qua erano veramente veramente grosse. Queste due erano veramente gigantesche, quindi va bene. Io venderei anche con 5 cavalli, perché sta 1,9. E qua magari aspettiamo a vendere benzina. Riswitchiamo, che se sale di là faccio così il cambio. E ci va bene, perché qua sta già iniziando a scendere, come vedete. Però qua sta iniziando pian pianino a salire. Quindi finché sopra il dollaro, ragazzi, si vende, come sempre. Fermiamo un attimo la raffinazione. Stoppo un attimo qua l'acqua, che tanto non ci serve per adesso. Ok, a 5. Allora, questo sta a 93, quindi facciamo così. Switcha un attimo. Ok, vediamo qua la benzina quanto sta. 2,88, sta salendo, quindi 5 a vendere benzina. Assolutamente sì. Riavvia la raffinazione, riapriamo qua. E qua iniziamo a vendere petrolio, perché sta salendo anche di qua. Quindi forza e coraggio, andiamo a vendere il petrolio di qua. Cerco di fare possibile, ragazzi. Ma Rabdomante non ha più trovato nulla. Qua le pozze sono finite.
abbiamo già finito le pozze, siamo a giugno, quindi sto giro ci va veramente di sfiga, quantomeno per quanto riguarda il petrolio. Passiamo da trovare troppo petrolio, a non riuscire neanche a gestirlo, a trovarne fin troppo poco, però anche questa è purtroppo una particolarità, insomma, di questo Tarmoil. Purtroppo è così. Io vendo con 8 cavalli finché il prezzo è alto, ragazzi, se no poi non voglio neanche aspettare troppo. Se riesco a vendere tutto prima, chiudiamo in anticipo il contratto e almeno ci pigliamo anche qualche migliaio di euro di bonus, perché se no diventa un casino qua, ragazzi, se no diventa veramente un casino. Qua sta scendendo anche qua, però è sempre sopra il dollaro, quindi venderei assolutamente. Vendimi anche con gli altri due, così siamo 10 da una parte, 5 da quell'altra. Comunque vabbè, i nostri 30.000 e passa li abbiamo fatti, quindi non è che mi lamento neanche così, sinceramente, non mi lamento neanche così, ormai abbiamo finito il petrolio, vabbè, facciamo finire di venderglielo, tanto ormai non ne abbiamo più, quindi è anche abbastanza inutile aspettare ancora che riscenda e risalga il prezzo, tanto ormai il petrolio è finito, quindi a sto punto finiamo di vendere tutto il petrolio e direi che ci siamo. Ok, qua basta, perché tanto non abbiamo più petrolio, benzina anche non ne abbiamo più, abbiamo venduto assolutamente tutto, quindi ferma la raffinazione perché tanto non c'è più niente da vendere. E va bene, ragazzi, niente, ci è andato un po' di sfiga, però direi che chiudiamo con largo anticipo, ci pigliamo quasi 2000, insomma 1600 diciamo la chiusura anticipata, e prendiamo tutti i vari bonus, guarda quanta acqua che c'era, per aver chiuso anche il livello con tutto il petrolio estratto, tutto il petrolio venduto, nonché per l'appunto il ritiro anticipato, quindi quantomeno $3000 di bonus li abbiamo presi. Abbiamo speso 10.000, ho cercato di limitare le spese il più possibile nel momento in cui mi sono accorto che il petrolio era davvero ben poco, però cacchio, ragazzi, nonostante questo devo dire che è andata decisamente più di sfiga agli altri, che hanno trovato molto ma molto meno di me, e quindi insomma siamo rimasti assolutamente in testa con un bel 124.000, quindi non è assolutamente male. Allora, qua abbiamo nuovamente la mongolfiera. No, aspetta, io volevo capirla, volevo prima aumentare le talpe, cacchio. Comunque qua darà sempre il 18% a chi arriva giù a, cos'è che hai detto, 1000 metri. Non sarà sicuramente facile. Qua c'è già un rubino che ci andiamo assolutamente a prendere. E poi vorrei capire qua sotto cosa c'è. Beh, qua dovrò spaccare un po' di roba. Ma non ho preso neanche la dinamite, sono un pirla io. Questo non ce la farò mai, ragazzi. Ho 7 candelotti di dinamite. Sono partito perché ho cliccato, mi è venuto in mente dopo. Mi è venuto in mente dopo diciamo così, di andare ad aumentare le talpe. E soprattutto i candelotti di dinamite mi sono completamente dimenticato. Vabbè, facciamo una cosa. Allora, tanto questo è il minigioco, l'avete visto, riuscirò a fare ben poco, perché vabbè, sto giro purtroppo va così. Quindi facciamo così, io me lo farò comunque off camera, cercando di andare più in profondità possibile. Sicuramente qualcuno degli altri arriverà a 1000. Spero che non sia Riccardo, perché più che altro quello è l'unico che ha un po' più di diciamo di azioni. Ma se anche dovesse essere che mi prende il 18, dovrebbe, adesso non mi ricordo quante azioni aveva, ma comunque dovrebbe rimanere parecchio indietro rispetto a me, quindi non dovrei correre grossi rischi, anche perché credo che questa sia l'ultima mongolfiera a sto punto. Poi penso che ci siano forse le ultime azioni del sindaco e basta, e con la quantità di soldi che abbiamo noi sicuramente non abbiamo difficoltà a raccattarcele. Va bene, ragazzi, quindi io direi che per il momento mi posso fermare qui con questo nuovo video dedicato a Tarmoil. Mi raccomando, voi come sempre sostenete questa serie lasciando un sacco di like, condividete, commentate, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanellina delle notifiche. Per chi vuole dare un contributo concreto al canale, come sempre può fare attraverso gli abbonamenti YouTube o il tastino grazie di sotto di ogni mio video. Detto questo, giovanotti, io vi ringrazio, vi saluto e ci becchiamo nei prossimi gameplay. Ciao belli!